Che cosa mi serve? Tutti i paradisi fiscali sono uguali? Ha fatto. Abbiamo una tripartizione in campo di paradisi fiscali. Abbiamo i paradisi bancari, quelli societari e quelli giudiziario-penali. Quindi, evidentemente, chi ha bisogno di anonimato o segretezza bancaria utilizzerà un determinato tipo di territorio. Chi ha bisogno di una società schermata o immediatamente pronta e disponibile per sfruttare certi vantaggi fiscali andrà a fare shopping in un paradiso societario. Chi addirittura, e questo è il caso evidentemente delle organizzazioni criminali, ha bisogno di una giurisdizione dove addirittura il concetto di reato non esista, evidentemente si andrà a scendere in un paradiso giudiziario penale. È un paradiso che si chiama penale, ma che non ha niente a che fare con il penale, cioè il penale non esiste, non si configura il reato di evasione fiscale. Quindi ce n'è per tutti i tipi, ce n'è per tutti i gusti, non esiste il paradiso fiscale. Esiste un determinato tipo di prodotto, un determinato tipo di servizio offerto da un determinato tipo di giurisdizione. Io devo sapere dove andare a mettere le mani. Non tutti i paradisi fiscali vanno bene per tutte le tipologie di attività. Partiamo dai paradisi bancari. Quando è che vado ad utilizzare un paradiso bancario? Qual è la caratteristica vera del paradiso bancario? È che l'esercizio dell'attività a contenuto bancario e finanziario non viene subordinata al rispetto di requisiti patrimoniali o di affidabilità. Cioè è molto semplice costituire una banca, è molto semplice mettere su un servizio finanziario perché a differenza di paesi OCSE come l'Italia, vi faccio chiaramente il paese più vicino a noi, non abbiamo necessità di rispettare né requisiti di patrimoniali né di affidabilità. Questo sia per quanto riguarda l'affidabilità, la credibilità della composizione del consiglio di amministrazione, sia per quanto riguarda la copertura patrimoniale. Devono avere le banche dei patrimoni destinati a copertura del rischio. In questi paradisi fiscali evidentemente non c'è. Questo chiaramente se da un lato mi dà un'ampia facilità di creare una struttura del genere, che quindi possa facilitare poi chi ne ha bisogno, dall'altro lato ne riduce però l'affidabilità, cioè ne aumenta il rischio, perché chiaramente un'assenza di copertura aumenta anche il rischio di fallimento, aumenta anche il rischio di copertura finanziaria, per cui, come dire, evidentemente è difficile avere tutto, quindi io mi prendo il rischio di utilizzare un paradiso bancario perché ho bisogno di segretezza, però allo stesso tempo devo mettere in conto che quel determinato istituto di credito in quel determinato paradiso fiscale potrebbe, non dico scomparire da un giorno all'altro, ma sicuramente non ha la solidità che vi può dare una banca occidentale. Quindi, di nuovo, quando lo vado ad utilizzare lo faccio con le pinze, perché o quantomeno mettendo in casa, mettendo in discussione il rischio che potrebbe derivarne. Quindi, se ho bisogno di servizi bancari, nell'elenco della slide vedete quali sono le giurisdizioni utilizzate per tipologia di servizio. Se ho bisogno di servizio bancario, Singapore e Aruba sono oggi nel ranking sicuramente i numeri uno. Singapore più di Aruba. È chiaro che, come dire, parliamo di movimentazione di un bel po' di soldi. Ecco, non vado a Singapore con 10.000 euro per intenderci, servizi assicurativi, Bermuda e Guernsey, società schermate, si va a fare shopping, non è più lontana da così la realtà, Jersey, Cipro, quindi addirittura anche in Unione Europea possiamo andare a costituire delle società schermo, Antille Olandesi, BVI, British Virgin Island, che sono fortemente connesse evidentemente con Londra e anche qui c'è da dire che in un discorso estremamente complesso come quello che può essere della Brexit, c'è chi sospetta che Londra, o meglio che la UK, il Regno Unito, abbia spinto per allontanarsi dall'Unione Europea per tornare a fare come dire, in tutta comodità, quello che poi non ha mai smesso di fare, cioè l'utilizzo dei piccoli paradisi fiscali legati al Commonwealth britannico, con il quale evidentemente c'è un rapporto diretto, c'è un rapporto che dura da centinaia di anni e ha a quel determinato fine, cioè quello della costituzione di trust, piuttosto che della protezione patrimoniale, piuttosto che della protezione di determinati patrimoni anche nascosti presso banche locali. Quindi società a schermo è sempre Panama. Panama è famosa perché era una delle società in cui era possibile, uno degli stati in cui era possibile aprire società con titoli al portatore. È chiaro che quando io costituisco una società e il titolo al portatore sarebbe l'azione, l'atto costitutivo che mi dice che è mio.
e c'è scritto il mio nome sopra su un foglio di carta, e quello quando me lo danno nella Camera di Commercio Panamense, quello è mio, lo so soltanto io. Nel momento in cui l'ho depositato da un notaio, nessuno lo saprà mai. Quindi è impossibile, quando andiamo a costituire una società con titolo al portatore, sapere chi è l'effettivo azionista se quel titolo è segretato presso un notaio, presso un pubblico notaio di una giurisdizione che non è neanche quella nei confronti della quale, per esempio, faccio attività di business. Le Bahamas come società schermo, ma vengono utilizzate soprattutto dai gruppi multinazionali, quindi i piccoli gruppi preferiscono più fare shopping verso BVI e Cipro, i grossi gruppi se ne vanno più alle Bahamas, soprattutto quelli con sede nel Delaware o con sede negli Stati Uniti. Per hedge funds e fondi di investimento vanno benissimo le isole Cayman, di nuovo le Bahamas e il Jersey, ma qui di nuovo parliamo di numeri a 7-8 cifre come minimo. E per quanto riguarda invece i trust, troviamo qualcosa già in Europa come nel Liechtenstein, Guernsey e Jersey. Il trust chiaramente è interessante ai fini della protezione patrimoniale, perché spossessa, come dire, la proprietà del bene che formalmente non è più mio, anche se poi ci sono tutte le possibilità perché poi l'effettiva amministrazione rimanga comunque mia. Però se legalmente riesco a spossessarmi da quel bene, è evidente che non può essere più aggredito, può essere aggredito con difficoltà. E questa poi la finalità del trust, inteso come inserito all'interno di una struttura di paradisi bancari. L'altra tipologia di paradisi verso le quali si può andare a fare shopping è quello dei paradisi societari. Perché vengono chiamati paradisi societari? Perché diciamo che il diritto societario di quel luogo è estremamente blando, estremamente largo, quindi la costituzione di società di capitali non è soggetta a particolari formalismi, quindi non c'è un capitale sociale minimo. Ci sono le azioni al portatore, il caso di Panama di prima, l'amministrazione in capo ad una società e non individuate persone fisiche, è un'altra delle caratteristiche. In realtà questa cosa è possibile anche in alcuni paesi europei, come per esempio Malta, come per esempio UK, dove l'amministrazione di una determinata società può essere fatta non da una persona fisica, ma da un'altra società di capitali. È evidente che quando io vado a mettere come amministratore della mia società un'altra società sopra, aumenta il livello di schermatura, aumenta il livello di privacy, perché se, come dire, da indagini anche da parte delle organizzazioni dell'amministrazione finanziaria piuttosto della Guardia di Finanza, risalire al vertice della, che poi è un po' il sistema delle scatole cinesi che vedremo meglio dopo, è difficile risalire a chi sia poi l'amministratore di fatto, a chi sia il beneficiario effettivo. Oggi in realtà è più semplice, perché la problematica del beneficiario effettivo, sia in termini di antiriciclaggio, sia in termini di antiterrorismo, sia in termini di monitoraggio fiscale, vedete la materia evidentemente è complessa, sia in termini di amministratore, di intestatario di un conto corrente, è un po' più disclosure, un po' più chiara, cioè si sono fatti dei passi in avanti da questo punto di vista da parte dell'Ocse, su pressione dell'Ocse dal 2015, affinché, come dire, ci sia una disclosure un po' più chiara. Quindi se prima, se quando mettevi l'amministratore di una società, un'altra società, era impossibile capire chi fosse il beneficiario effettivo, cioè inteso come quello che c'è dietro la società che poi amministra l'altra società, oggi è un po' più semplice perché le normative hanno spinto verso una chiarezza, un'apertura, quindi c'è il registro pubblico degli azionisti, perché in banca comunque devi dire che il beneficiario effettivo te lo chiedono, anche se chiaramente poi, come dire, da un lato hanno facilitato la trasparenza, queste normative, dall'altro hanno accavallato una serie di normative, perché oggi, piccola parentesi, non esiste una definizione univoca in materia di beneficiario effettivo, di beneficial ownership, ma ne esistono tante. Quindi ce n'è una per l'antiriciclaggio, una per l'antiterrorismo, una per la normativa fiscale, una da convenzione contro doppia imposizione, l'articolo 10 per quanto riguarda la distribuzione di dividendi. Quindi la materia è estremamente complessa. Quindi se da un lato la trasparenza è aumentata per forza di cose, dall'altra esiste ancora la possibilità di giocare a livello appunto di pianificazione sulla figura del beneficiario effettivo, perché legalmente si sono creati poi da solo una confusione della Madonna. Proviamo
Proseguendo nel nostro shopping, diciamo, di paradisi societari, per aprire una società alle Bahamas, alle Cayman, a Madeira, che è una di quelle più utilizzate invece in Europa perché più vicino a noi, occorre da un giorno a una settimana, con costi che vanno dagli 800 ai 5.000 euro. Quindi loro vi danno delle società di servizi già precostituite e dentro vi mettono una segretaria, il telefono, il fax, il sito internet già creato e sono in grado di creare l'apparenza di una società reale. Cioè, se tu all'interno del tuo gruppo hai sempre una determinata motivazione, che può essere per esempio quella di risparmio fiscale, perché c'è una cosa che si chiama thrift shopping che vedremo dopo. Quindi, se tu potresti aver bisogno di una società in un determinato paese, perché utilizzando quella società in quel determinato paese hai accesso alla convenzione contro le doppie imposizioni di quel paese. Quindi metti in conto che tu hai un affare, hai due società, una nello stato A e una nello stato C, che sono madre e figlia. Magari tra lo stato A e lo stato C non c'è una convenzione contro le doppie imposizioni, per cui quando distribuisci il dividendo applichi una ritenuta all'uscita piuttosto alta. Allora che fanno? Lo vedremo di nuovo anche in seguito. Si crea una società conduit nel mezzo, nello stato B, e si fa passare il dividendo per lo stato B, perché lo stato B ha due convenzioni contro le doppie imposizioni, uno con lo stato C e uno con lo stato A. In questa maniera riduco la tassazione del dividendo. Il modo più semplice, evidentemente, per farlo è andare a comprare una società dal nulla, anche perché se lo faccio unicamente per motivi fiscali, è evidente che non perderò tempo a cercare l'azienda, cercare il commercialista, costituire la società, andare dal notaio, assumere il dipendente. No, piuttosto vado da una società di servizi di Madeira piuttosto che delle Cayman che mi dà una società già fatta, me la compro, me la tengo per tutto il tempo che mi serve, poi la chiudo, la liquido e faccio quello, la faccio scomparire tramite un sistema di scatole cinesi. Oggi queste procedure sono obiettivamente molto più complicate di quanto non fossero fino al 2015, perché come vi dicevo prima è aumentato il grado di trasparenza, però esistono poi anche in realtà mille motivi legali per cui ti potrebbe servire una società già fatta e te la vai a comprare in uno di questi paradisi fiscali dove l'anonimato è garantito. Ok, Liechtenstein in Svizzera si utilizzano soprattutto, diciamo, per la gestione, per la costruzione di società gestite da fiduciari, quindi per schermare ulteriormente la proprietà di una società, me ne vado in Liechtenstein, non in Svizzera, dove l'attività fiduciaria è piuttosto spinta e vengono utilizzate soprattutto per determinati tipi di operazioni, quindi per l'intestazione di diritti immateriali, marchi, contratti di licenza, usufrutto o per sfruttare al massimo strutture legate al franchising o gestione e transazioni immobiliari, perché nelle transazioni immobiliari un altro segreto di Pulcinella è che ha molto più senso, ha molto più vantaggio dal punto di vista fiscale vestire l'immobile con una società e quando alieno l'immobile lo vendo le quote della società piuttosto che vendere l'immobile direttamente. Chiaramente lo faccio inserendo l'immobile in una società e schermandolo ulteriormente tramite una società fiduciaria. Questo evidentemente ha dei risparmi fiscali che tendenzialmente sono al limite dell'illusione, quindi ve lo dico, non è una transazione evidentemente linearissima, però è una cosa che nel corso degli ultimi 30 anni si è fatta tantissimo, si fa tantissimo, soprattutto sfruttando le connessioni dei paesi occidentali, dei paesi europei con i paesi in via di sviluppo. Cioè, faccio un esempio molto semplice, quello che fanno le società del Benelux quando incorporano immobili piuttosto che miniere, insomma, nei paesi africani e poi si vendono le azioni della società piuttosto che l'immobile e la proprietà sotto. Questo comporta un risparmio fiscale, soprattutto un'agevolazione di una flessibilità nella circolazione del veicolo che evidentemente non mi dà se vendo direttamente l'immobile, poi al di là del risparmio fiscale. Ma è uno schema classico, insomma, non sto rivelando niente di trascendentale. Notevole l'utilizzo delle cosiddette scatole cinesi, di nuovo anche di questo ci ritorneremo per rendere anonima la proprietà di un'azienda, ma scatole cinesi sono tante società una dentro l'altra, che è una cosa tendenzialmente legale, però come dire,
Oggi lo è di meno, così come l'abuso del trust offshore, perché oggi c'è un problema, ma anche questo lo vedremo più approfonditamente, ma quello che interessa sapere a te è che oggi c'è un problema di sostanza, cioè oggi tutta la pianificazione fiscale internazionale, in realtà anche quella italiana e nazionale, ruota intorno a un discorso di sostanza, è per questo che poi mi fa ridere chi dice apriamo la holding in Italia per schermare le nostre attività all'estero. Questo per dire che tutto ruota intorno al concetto di sostanza, cioè io posso aprire quello che voglio dove voglio, perché il diritto tributario me lo consente, perché la normativa europea me lo consente, però deve esserci una sostanza, deve esserci una ragionevolezza economica e deve esserci una sostanza, cioè devo avere un amministratore che abbia un mezzo skill, devo avere un dipendente che faccia realmente una cosa, devo avere un fax, devo avere un computer, devo fare qualcosa, non posso aprire semplicemente una scatola ed è questo il motivo per cui le scatole cinesi non funzionano più, cioè anche se formalmente è possibile ancora farle, è evidente che in assenza di sostanza, rimanendo delle scatole vuote, oggi il sistema crolla automaticamente, quindi è tutto un problema di sostanza. Che cosa sia esattamente, quale sia la definizione di sostanza, evidentemente non ce lo dice nessuno, perché l'amministrazione finanziaria e l'Ocse sono furbi, evidentemente non ci diranno mai, guarda, per sostanza intendo un amministratore o un dipendente, altrimenti noi apriamo la nostra società, ci mettiamo un amministratore e un dipendente e siamo a posto. Non è così semplice, esistono delle definizioni negative o comunque delle definizioni che non vengono date appositamente per permettere poi agli organi di amministrazione finanziaria di contestare quello che abbiamo fatto. Se loro ci dicessero per sostanza basta A, B e C, noi faremo A, B e C e poi faremo tutte le porcate del mondo. Questa cosa evidentemente non è possibile, perlomeno oggi non lo è. E poi c'è il terzo gruppo di paradisi fiscali, che sono i paradisi giudiziari o cosiddetti penali, e questi sono quelli dove tendenzialmente ci vanno le grosse organizzazioni criminali o dove vai a organizzare un po' di truffe, come per esempio tutte le strutture piramidali, come per esempio tutti quanti i Ponzi, perché appunto leggiamo la slide, cioè le offese dei rilevanti beni giuridici, quali la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, il diritto erariale ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni tributarie, il corretto funzionamento del sistema economico, non sono sanzionate penalmente, cioè, ovvero non lo sono affatto, quindi non è che non c'è neanche una sanzione amministrativa, si tratta di giurisdizioni nelle quali non esistono i reati di evasione fiscale, corruzione e concussione, né fattispecie di market abuse, connotate più delle volte da sistemi di antiriciclaggio a maglie larghe. Quindi è evidente che poi anche la cooperazione giudiziaria ha delle difficoltà ad intervenire in queste giurisdizioni perché non ci sono proprio gli strumenti legali per prendere in mano una situazione e contrastare il reato, perché in quella determinata giurisdizione quel reato non si configura, il reato di evasione non esiste. E quindi chiaramente non ci saranno neanche degli organi appositi con i quali interloquire, con i quali interagire da parte delle nostre amministrazioni finanziarie per capire che è successo, chi ha fatto cosa, se posso intervenire, se posso fare un'esecuzione forzata.